Salve a tutti ragazzi, benvenuti sul mio canale, io sono Davide e andiamo a vedere le notizie del giorno, di cui una mi è sfuggita il 27 del mese scorso, ossia la decisione del SEC di non approvare l'ETF di Bitcoin richiesto dai fratelli Winklevoss. Ora, andiamo a vedere precisamente di cosa si tratta. Sapete benissimo che era stato richiesto l'ETF, quindi un fondo di investimento sul Bitcoin. Questo praticamente è un derivato, si chiama derivato perché non è collegato direttamente a un asset, ma è collegato in maniera indiretta all'asset dei Bitcoin. Ora, che cosa succede? È successo che la SEC non ha accettato per una semplice motivazione. Anche se i fratelli Winklevoss avevano, diciamo, presentato dati nei quali si riteneva che Bitcoin fosse comunque abbastanza solido e poco manipolabile a livello di prezzo, quindi di volatilità, la SEC non ha ritenuto idoneo a questa valutazione da parte dei fratelli Winklevoss, anzi, sicuramente che l'hanno fatto loro, però insomma, dalla loro azienda. E ha ritenuto che ancora una volta non è possibile effettuare un ETF su Bitcoin per le seguenti motivazioni, ossia il fatto che per creare un derivato basato su un asset qualunque, quindi su un mercato qualunque, bisogna prima di tutto regolamentare il mercato stesso, che negli Stati Uniti è, diciamo, tenuto sotto controllo, non totalmente regolamentato. Ma dato che Bitcoin è una valuta mondiale, non può essere calcolata solo e soltanto sui movimenti effettuati in America, negli Stati Uniti, allora è stato, diciamo, è respinta la richiesta da parte del SEC per andare a aprire questo ETF. Solo e soltanto perché momentaneamente non viene ritenuto abbastanza sicuro per far sì che l'ETF possa rimanere solido e quindi non diventare un mezzo di speculazione da parte dei fratelli. Andiamo a vedere poi un'altra notizia interessante: il Bitcoin dovrà raggiungere quota 213.000 dollari per poter rimpiazzare, no, 213 milioni di dollari, no, scusate, 6.000, no, 213 mila dollari per poter rimpiazzare la riserva monetaria degli Stati Uniti, afferma UBS. UBS è Union Bank of Switzerland, quindi le banche unite della Svizzera, è come dire, la banca europea, solo che sono soltanto, anzi no, la banca Italia, Banca Italia, solo che sono soltanto le banche svizzere. Bene, questo calcolo è stato fatto secondo un calcolo della società dei servizi finanziari con sede a Zurigo, secondo la quale raggiungendo quota 213.000 dollari, Bitcoin potrebbe riuscire a, diciamo, rimpiazzare la riserva monetaria degli Stati Uniti. Questo perché non succederà da oggi, nei prossimi, diciamo, giorni o mesi, o non sappiamo dire anni, ma probabilmente anche anni, perché se paragoniamo il potere di transazione, il potere di, diciamo, di processamento di dati e delle transazioni, quindi del sistema Bitcoin, della blockchain di Bitcoin, momentaneamente è nettamente inferiore a colossi come Visa e Mastercard. Questo perché? Perché Bitcoin, non voglio dirvi una stupidaggine, dovrebbe arrivare circa a 2000 o 200 transazioni al secondo, una cosa del genere, mentre Visa e Mastercard riuscirebbero ad arrivare addirittura a 20.000, una cosa simile. Quindi ora precisamente non ho i numeri giusti, ma questo è il metro di paragone. Quindi stiamo nettamente sotto la media di Visa e Mastercard. Questo quindi cosa andrebbe a comportare? Andrebbe a comportare logicamente un effetto imbuto, quindi tanti dati, tante transazioni che non si riuscirebbero a gestire nel breve termine e quindi comunque si inizierebbero ad avere delle transazioni attrassate e dei rallentamenti in tutto il metro,
insomma, il sistema finanziario. Questo è il problema più grosso, ma sono molto consapevoli di questo anche molte persone importanti come Jake Dorsey, che è il CEO di Twitter, oltre al fatto che il CEO della piattaforma Square, secondo il quale diventerà Bitcoin la moneta internazionale, quindi la moneta mondiale più utilizzata al mondo per scambi di beni e servizi. Questo, diciamo, panorama l'avevamo già ascoltato in altre situazioni, ma accadrà solo e soltanto se realmente riusciranno a soddisfare alcuni requisiti di cui vi avevo già parlato prima. Quindi la velocità di transazione, la sicurezza della transazione e quant'altro. Purtroppo a livello commerciale il Bitcoin sta scendendo come utilizzo, proprio perché non si riescono a transare in maniera istantanea le transazioni, insomma. Ultima notizia, non meno importante, quella di Coinbase che annuncia il supporto ufficiale alla sterlina britannica. Allora, voi direte, quanto ci voleva, si poteva fare tranquillamente tramite PayPal. Certo, una persona può tranquillamente ricaricare PayPal nel momento in cui passava all'interno del servizio PayPal, in automatico veniva, diciamo, fatto uno scambio tra sterlina e dollaro o sterlina e euro e quindi utilizzata immediatamente sull'exchange. Questo è vero. Ma molta gente, come sapete, ha l'uso di acquistare criptovaluta direttamente dal proprio conto in banca. Quindi tutti coloro che abitavano e utilizzavano la sterlina britannica non avevano l'opportunità di poter fare questo scambio di monete, quindi acquisizione di criptovalute tramite sterlina britannica in maniera istantanea, proprio perché c'erano da fare diversi passaggi a livello finanziario che logicamente portavano a un ritardo sull'acquisto della criptovaluta e quindi molto spesso anche a una perdita dell'opportunità magari in determinati momenti. Tutto ciò verrà sicuramente, anzi è venuto no, sto dicendo una cazzata, tutto ciò è stato diciamo risolto. Il sistema di Coinbase dà l'opportunità, ancora a un numero ristretto, limitato di utenti, ma comunque sta venendo allargata questa possibilità di poter acquistare e ricevere soprattutto pagamenti direttamente in sterlina britannica, in GBP, Great Britain Pound. E tutto ciò grazie a comunque una collaborazione con Fast Money Pay Scheme, insomma ci sono tante collaborazioni insieme all'altro. Vi ricordo comunque che Coinbase sta lavorando per implementare alcune criptovalute di cui non si sa ancora il nome, ma si suppone possano essere Cardano, Basic Attention Token, BAT, Stellar Lumen, Zcash e 0x o quindi ZRX. Ora, tutte queste criptovalute io conosco precisamente Stellar Lumen, Zcash e Cardano. Basic Attention Token non lo conosco e ZX l'ho sentito nominare, ma onestamente anche quello non so di cosa si tratta. Andiamo a vedere il mercato delle criptovalute momentaneamente che ha perso 40 miliardi di dollari dal suo massimo del mese scorso. Abbiamo sempre una market capitalization molto alta. Bitcoin continua a perdere altri 200 dollari. Ethereum mi pare una cinquantina di dollari. Ripple un centesimo. Insomma, così via. Potete tranquillamente vedere. Litecoin ha avuto il suo pump e poi è caduta anche lei. Insomma, tutte le criptovalute stanno andando in down in questo momento. Andiamo a vedere Bitcoin e andiamolo ad analizzare in maniera specifica, così vediamo un po' il vero andamento della criptovaluta. Scusate. Qua, ok. Perfetto. Allora, momentaneamente, come vi avevo detto,
Bitcoin sta rimanendo all'interno di quest'area di prezzo. Ora è una visione molto molto breve, cioè da un giorno all'altro, ragazzi, sapete benissimo che possiamo soltanto guardare, non possiamo analizzare, non possiamo prevedere, non possiamo fare nulla. Vabbè che la previsione sulle criptovalute è impossibile farla, ma non possiamo comunque analizzare nulla di particolare. Si vede soltanto una riproposizione di quest'area di prezzo, questo momento di mercato che ha visto Bitcoin rimanere tra i 7500 e i 7200. In questo caso si sta andando a riproporre, ora è ancora comunque troppo breve la lateralizzazione per dire che si sta andando ad appoggiare, a incastrare all'interno di quest'area. Però potrebbe essere così. Momentaneamente non mi sento di dirvi altro perché, come sapete, non mi piace fare previsioni senza senno del poi, insomma. E comunque dovete vedere che ci sono state queste grosse candele che sono uscite fuori, alla media dei volumi di acquisto e vendita. Ed ecco perché, logicamente, Bitcoin è calato. C'è stata ancora un'altra candela, probabilmente. Ci sarà, sembra molto questo periodo, guardate, questo periodo di vendita, vendita, poi ci sarà un altro acquisto, periodo d'acquisto, credo nettamente inferiore a queste candele, quindi magari arriverà a questi livelli, ma insomma è un qualcosa tutto veramente di aleatorio. Io vi ringrazio per aver visto il video, un'ultima cosa, a 4 ore si vede come se la 200 periodi e la 50 periodi si stiano iniziando ad avvicinare per un cross. Nel momento in cui ci sarà il cross alla 4 ore ci sarà un pump del mercato che potrebbe arrivare sempre a questi livelli. Andiamo a vedere al giorno, perfetto, anche qui, quindi potremmo avere un pump del mercato in queste posizioni, circa a livello 7500 o anche a livello 7200, insomma, sempre in quest'area di prezzo. Nel momento in cui ci sia un altro cross, potremmo vedere una crescita di mercato abbastanza interessante, magari da toccare anche i 9000-10000 dollari, ma insomma è sempre qualcosa di molto buttato lì. Grazie ragazzi per aver visto il video, vi ricordo di mettere mi piace, di commentare qui sotto, di iscrivervi al canale e di andare a visitare la mia pagina Facebook e il mio account Steemit, davide.vasco. Grazie per aver visto il video, al prossimo video. Ciao ragazzi!